Carlo, in realtà riparte, riparte la parte formativa, perché in realtà il counseling non si è mai fermato, anzi è stato implementato. Questo è un progetto che nasce a Marcallo nel 2011, un progetto nato semplicemente per raccogliere dei grandi bisogni del territorio, e finanziato in maniera sperimentale i primi 18 mesi dalla ASL e poi questi numeri. E vista bisogno grosso è stato implementato, finanziato poi dalla Regione Lombardia. Io non mi dilungherei oltre, stasera sono presenti le istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Io faccio solo un saluto, partiamo dalla carica più bassa, è una di quelle più complicate però in questo momento. No, io ringrazio sicuramente Venti Moderato che ormai qui da noi è di casa, ringrazio l'AS perché quando 3 anni fa avevamo presentato questo progetto l'ha sostenuto e poi ha prolungato questa bellissima esperienza, diciamo che il progetto Moderato sicuramente di questo tipo l'unica nella nostra ASE, poi può dire in Italia. In Italia, lui ci tiene, io dico cosa che dice sempre in Italia. Io mi arrago anche in Europa. E quindi essere questo. Essere il sindaco che ha messo a disposizione dei locali per avere la prima esperienza di sindaco in Europa per trattare queste problematiche, queste veramente poi sentite perché. Questa sala qui l'ho vista poche volte piena come quando si parla di questo argomento, quindi sicuramente è un onore per me ospitare queste serate, spero che ce ne siano sempre di più, vi auguro una buona serata e buon lavoro. È vero che il clima è anche abbastanza così. Vabbè, fa piacere, anche perché vuol dire, io sono da pochissimi mesi, vi dico Milano, ed è forse la prima volta che esco sul territorio in provincia, fa piacere essere qui stasera. Io non posso che ringraziare chi ha dato vita e un incontro importante su un tema tanto importante come quello dell'autismo, ma soprattutto in generale della disabilità. Noi crediamo molto nella sinergia tra istituzioni su questo tema e su questo ci stiamo lavorando già da tanto tempo. Però facciamo tanti corsi di formazione, cerchiamo di approfondire tanti argomenti, però vedo che tutte le volte che affrontiamo qualcosa di particolare c'è sempre un certo richiamo, un certo interesse e questa di stasera è sicuramente la testimonianza. Come scuola io voglio solamente dirvi che Milano a 12.000 certificazioni di alunni disabili, abbiamo circa 6.000 docenti. Fate conto che quest'anno avremmo potuto immettere in ruolo altri 500 docenti di sostegno, ma non abbiamo potuto farlo perché privi, non abbiamo trovato persone con titoli di sostegno per il ruolo. Tutti i giorni, quotidianamente, abbiamo problemi anche legati a esigenze particolari di famiglie. E abbiamo anche le persone che lo stanno curando, oltre ad avere un gruppo di lavoro provinciale fatto da persone competenti. Stasera con me c'è le professoresse Turotti e Stampini, che sono il mio braccio operativo, mettiamo così, ringrazio anche loro di essere qui. E cerchiamo veramente di dare quel supporto alle famiglie che hanno la necessità di far vivere e crescere, soprattutto elevare le potenzialità di quelli che ci dimentichiamo devono essere. Noi dobbiamo vivere e pensare che i nostri alunni hanno delle potenzialità e su questo noi cerchiamo sempre di lavorare. Allora dico sempre una frase a me cara di Rosmini che vorrei così, che ogni tanto uso in certe situazioni per trasmettere un po' lo spirito con cui noi operiamo, no? Che dice che i giovani non hanno il diritto ma sono il diritto e che quindi vanno amati, a maggior ragione per coloro che magari hanno delle difficoltà e vivono l'ambiente anche scolastico
e anche familiare a volte con certi problemi e difficoltà più grossi di altri. Ecco, questo è un aiuto che solamente chi vive con loro può cercare di dare ancora di più. Quindi avere persone più formate, più attenti, che conoscono i problemi è sicuramente un vantaggio per tutti e per la nostra società. Ringrazio il sindaco, ringrazio l'ASL, ringrazio la Regione Lombardia che hanno avuto questa attenzione. Tutto molto veloce perché non voglio portare via del tempo all'amico Lucio Moderato. Voglio ringraziare il sindaco. Noi abbiamo iniziato con un piccolo proprio passettino quando ci siamo incontrati nel 2011, ma l'impegno importante ci ha creduto moltissimo. Regione Lombardia ha investito tantissime risorse su questa tematica estremamente importante. Estremamente importante che ha voluto portare, costruire dei percorsi personalizzati, flessibili, come dire, come un vestito cucito su misura sulle persone, perché poi non si può come dire, standardizzare la tematica per ogni famiglia, per ogni ragazzo, ragazza, lo stesso tipologia di vestito. Quindi con il professor Moderato si è costruito questo percorso che ha visto seguiti 70 persone, 70 famiglie, quindi con tutto quello che ne consegue, quindi intorno alla famiglia, il lavoro con la scuola, quindi estremamente importante, con l'amministrazione. Quindi sicuramente un grazie per il lavoro concreto, perché poi dare delle risposte oggettive, non solo come dire, convegni, congressi, formazione, che serve anche quella, per carità, non voglio dire davanti alla dirigenza scolastica che non serve la formazione, ma serve anche altro, molto altro, per andare incontro alla lettura, all'ascolto dei bisogni delle persone e trasformarli poi in azioni concrete, in percorsi che per piccoli passi poi devono dare delle risposte concrete, perché questi bambini poi adeguatamente accompagnati in questo percorso abilitante, dico bene, possono essere, acquisire una autonomia, possono conservare comunque chiaramente delle paure, delle tensioni come le abbiamo tutti noi, ma sicuramente li aiutiamo a entrare nella società, a affrontare come dire, il futuro in maniera proprio più appropriata e più adeguata. Quindi veramente grazie per il lavoro che voi fate, voi come ovviamente esperti, voi come insegnanti, ma anche voi familiari che aiutate a comprendere e avete compreso soprattutto in questo percorso che è come tante altre malattie, ovviamente molto più complessa, e quindi non bisogna avere, a volte c'è anche la tensione, la paura, come viene detto con una parola, lo stigma, cioè quasi la vergogna di dire ma io non lo porto nelle scuole, non lo porto. Non c'è niente, anzi questo aiuta molto al reinserimento e questo è lo sforzo che dobbiamo fare insieme come comunità, come indipendentemente da come ci chiamiamo, ASL, comune o struttura che ha costruito il percorso. Quindi davvero grazie per il lavoro che fate. Io vi dicevo, 70 persone sono state seguite, 70 ragazzi sono stati seguiti e il 95% seguiti dal dottor Moderato, quindi sicuramente adesso sono di più i dati al 31 del mese scorso crescono. Sicuramente noi abbiamo già presentato all'assessorato competente di Regione Lombardia, come dire, la possibilità di continuare in questa direzione, perché mostrando i dati concreti, le cose fatte, misurate, sono lì, a parte che sono davanti agli occhi di tutti quanti, ma anche misurate con i successi che sono stati conseguiti proprio individualmente. Quindi il ringraziamento e l'auspicio di poter continuare, anzi sono quasi certo che potremo continuare, perché la Regione vuol continuare a investire in questa tematica. Grazie e buona serata. Io sono rapidissimo perché hanno già detto tutto loro, però è importante che ci siano tutti, perché qui l'intuizione dell'amico Lucio Moderato è proprio questa qua, dall'inizio. Qua ognuno faceva il suo pezzettino e non parlavano con gli altri pezzi e non funzionava ben niente. L'intuizione di Lucio Moderato è stata proprio questa qui, facciamo un esperimento, proviamo a mettere tutti intorno allo stesso tavolo e vediamo cosa succede, la famiglia, la scuola, le istituzioni, i comuni, la ASL, e l'esperimento
funzionato la Sacra Famiglia, quindi anche, anche operatori esterni da quelli che sono proprio le istituzioni pubbliche standard. Ecco, ha funzionato e quindi siamo contenti? No, io non sono contento. Non sono contento perché sono nella ASL Milano 1, abbiamo fatto questa cosa e ci sono 70, 80, non so quanti ex invisibili che adesso hanno questo servizio e nelle altre ASL no. Per quello che non siamo contenti. Abbiamo fatto l'esperimento, l'abbiamo portato a livello regionale, ci ha permesso 6 milioni di euro, da noi funziona, adesso vogliamo che funzioni da tutti. Quindi c'è ancora da lavorare, l'impegno nostro è farlo funzionare per tutti. Grazie Lucio per quello che ha fatto, grazie a voi per essere qua. Fare sistema e non lavorare separato. Perché c'era un tale che si chiamava Helder Câmara, vescovo del nord-est del Brasile, quindi il posto più sfigato del Brasile, che diceva che i sogni, quando vengono fatti da soli, rimangono sogni. Se vengono fatti insieme, sono l'avvio di una nuova realtà. Io credo che Marcano sia diventata davvero la capitale d'Europa dell'autismo. Non so se questo è una cosa bella, però è una cosa bella perché, come diceva la signora Alaglia, questo esperimento può diventare veramente il prototipo da copiare anche nell'antezione. E si può fare, perché si può fare. Oltretutto questo sistema costa poco rispetto a quello che produce. Perché produce integrazione, produce alimentazione, produce non solitudine. Perché, scusi signora se la cito, ma la cosa più bella che a me dicono è che lei stasera mi ha detto, e lei mi ha cambiato la vita, peraltro in meglio, spero. Questa cosa, vi assicuro, che continua a commuovermi profondamente. Siccome qui vedo altre mamme che sono venute qui vicino nell'ambulatorio che già facciamo e che nonostante le fatiche e tutto il resto continuano a venire, quindi vuol dire che se il cliente viene a comprare un prodotto in un negozio, vuol dire che quel negozio dà un prodotto, non dico eccellente, ma è vero che stiamo facendo molta fatica perché mettere a sistema una cosa che all'inizio stava solo nella mia testa è molto difficile, perché faccio fatica a far capire che bisogna lavorare insieme. Noi operatori sociosanitari, Giorgio Scivoletto lo sa, siamo autistici, nel senso che lavoriamo molto a compartimenti stagni. Non ci passiamo le informazioni, non ci traduciamo le cose, eccetera. Ecco, io credo che davvero qui sia capitato un evento straordinario. In un posto come Marcano, che quattro anni fa si trovava. 6.200. C'è la sala così piena a parlare di autismo. Beh, ragazzi, è una bella cosa.